Oltre 2 milioni di esemplari venduti, di cui circa 300.000 solo in Italia, si parla della Renault Captur aggiornata con un restyling molto molto recente che ha cambiato la carrozzeria, ha cambiato gli interni e ha cambiato anche la gamma di allestimenti e di motorizzazioni. L'abbiamo già vista dal vivo qualche mese fa con il nostro Flavio Azzori, ora però siamo a Madrid in un test drive internazionale organizzato da Renault per scoprire come va su strada. Prima però di scoprirla vi invito a mettere un bel like al video e iscrivervi al nostro canale. Parto con le novità estetiche che riguardano soprattutto il frontale con, lo vedete, questo nuovo gruppo ottico molto squadrato, completamente diverso rispetto a quello a C montato sulla precedente Captur, che si incastra molto bene in questa mascherina anch'essa completamente nuova e dalle forme molto simili a quelle viste sia sulla Clio Restyling ma soprattutto sulla SUV di segmento C, nuovo SUV di segmento C di Renault, la Symbioze. Il logo della calandra al centro e poi questi elementi decorativi che si espandono e cambiano di dimensione mano a mano che si allontanano dal logo. Ci sono anche queste luci diurne a LED a sviluppo verticale che sembrano quasi delle saette, che sicuramente donano personalità alla vettura, e poi una zona del paraurti che è stata completamente ridisegnata, lo vedete, con prese d'aria più grandi. Mi sposto nella fiancata perché anche qui ci sono delle novità molto interessanti con i cerchi da 19 pollici montati su questo allestimento Esprit Alpine che rappresenta il top di gamma per questa Captur. Esprit Alpine che si caratterizza anche per tutta una serie di particolarità, ritornando sul frontale per esempio questi elementi in grigio opaco, elemento grigio ma anche elementi che richiamano la tradizione sportiva di Alpine che si ritrovano nell'abitacolo. Vado al posteriore per farvi vedere le altre novità che qui in realtà sono un pochino più limitate e riguardano essenzialmente, adesso allargo la visuale per farvi vedere com'è il posteriore, però potete intuire che le novità riguardano principalmente i gruppi ottici che rimangono sì di forma C ma sono trasparenti e non sono più quindi rossi come in precedenza. Passando al bagagliaio, adesso c'è la nostra attrezzatura per i video, bagagliaio che parte da 348 litri nel caso di questa full hybrid e arriva fino a circa 1500 litri, con la possibilità però di aumentare lo spazio spostando avanti e indietro il divanetto posteriore, caratteristica che è stata confermata su questa Captur. Adesso lo vedete, questa posizione naturalmente non è comodissima per i passeggeri posteriori, però spostando in avanti di 15 cm il divano si ricava un pochino più di spazio per il bagagliaio, con la possibilità ovviamente data da questo divanetto che si sposta avanti e indietro di modulare quindi il carico oppure la capacità di carico oppure il comfort per i passeggeri posteriori. Chiudo il bagagliaio e vi ho sottolineato che si tratta di un dato riferibile alla full hybrid, perché la full hybrid per la sua componentistica elettrica che è installata qua dietro ha una capacità leggermente inferiore rispetto a quella delle altre motorizzazioni. Poi sulle altre motorizzazioni ci tornerò tra poco nel test su strada. Vi faccio vedere come si sta dietro, adesso ho tirato indietro ovviamente il divanetto, io sono alto 1,83 m, ho direi piuttosto tanto spazio comunque per le gambe perché ho circa 6-7 cm che mi separano dal sedile anteriore che è posizionato sulla mia altezza. Per quanto riguarda la testa ho direi 2-3 cm, però in generale sto bene. Anche nella zona centrale in realtà non si sta malissimo, c'è il tunnel centrale che ingombra un po', è vero, però nel complesso la seduta non è poi così più rigida come invece succede su alcune concorrenti della Captur. Adesso esco per farvi vedere quelle che sono le novità in generale dell'abitacolo di questa Captur, una Captur in questo allestimento Alpine che si Esprit Alpine che si riconosce per la A sullo schienale, questo tessuto grigio riciclato e poi questi
inserti in similpelle con le cuciture a contrasto di colore blu, che si ritrovano anche in parte sulla plancia con questo altro dettaglio in tessuto, elemento molto raro in realtà su veicoli di questo segmento, sui veicoli in generale, questa scelta del tessuto sulla plancia che sicuramente dona un tocco di raffinatezza. Vi faccio vedere anche come cambia la dotazione di bordo facendovi vedere il quadro strumenti, che è da 10 pollici. C'è poi il monitor verticale da 10,4 pollici che si basa sull'ultimo aggiornamento del sistema operativo Android Automotive 12. Di fatto sembra di avere a che fare con uno smartphone per quelle che sono le varie schermate, per quelle che sono anche le varie visualizzazioni. Vedete, c'è anche la navigazione nativa di Maps per orientarsi, e poi ci sono le varie funzioni relative alla multimedialità, relative alla telefonia naturalmente, relative anche alle modalità di guida multisense. In questo caso abbiamo le modalità di guida Comfort, Eco e Sport, oltre a quella personalizzata che vi permette di vedete cambiare il settaggio del motore, dello sterzo e anche del telaio. Un sistema che è dotato in questo caso anche della retrocamera, sistema di telecamere a 360 gradi. Adesso chiudo la portiera perché altrimenti continua a suonare il sistema. Ecco appunto, sistema a 360 gradi che sicuramente si dimostra molto utile in città o comunque per facilitare le manovre. Chiudo facendovi vedere il cambio, che in questo caso è un cambio multimode, poi ne parlerò approfonditamente nel test su strada. Rivista anche tutta questa parte della plancia, vedete anche proprio l'inserto, ve lo faccio rivedere, l'inserto in tessuto con il dettaglio della bandiera francese. E poi diversi vani portoggetti presenti nella vettura. Per Renault ci sono circa 25 litri totali sparsi in tutto l'abitacolo, quindi insomma direi che di argomenti questa Captur ne ha assolutamente da far valere. È arrivato però il momento di metterla su strada e di vedere come se la cava questa Captur Restyling. Prima di tutto le motorizzazioni di questa Captur Restyling. Resta confermato il 1000 tre cilindri da 90 o 100 cavalli a seconda che scegliate la versione a benzina oppure GPL. C'è poi la nuova variante mild hybrid a benzina con un 1003 da 160 cavalli e poi resta confermata la 1006 full hybrid a benzina da 145 cavalli. Non c'è più spazio, come avrete intuito, per la versione ibrida plug-in perché non è stata confermata per ragioni di mercato, occupava una quota molto molto ridotta tra le vendite di tutto il modello Captur nella versione pre-restyling. Una full hybrid, arrivo subito al punto della questione, per questo modello che sicuramente è ricercato soprattutto per quanto riguarda l'efficienza, soprattutto per quanto riguarda i consumi, allora vi dico subito questo dato. Abbiamo guidato questa Captur in un percorso misto, soprattutto di tangenziale, strada extraurbana, con diversi passaggi anche nei centri urbani intorno a Madrid, circa 50-60 km. Il computer di bordo ci ha indicato un valore medio tra i 5,1 e 5,5 litri per 100 km a seconda dello scenario percorso, che è un pochino di più rispetto ai 4,5-4,6 litri per 100 km dichiarati, omologati da Renault, però comunque bisogna tenere conto appunto che abbiamo viaggiato anche a velocità di 90 o anche 120 km orari. È un'auto che si dimostra efficiente per quella che è la media del segmento, che si dimostra efficiente anche considerata la potenza in gioco, una potenza che però non si fa sentire con un piglio sportivo quanto con un piglio piuttosto progressivo e confortevole. E qui arrivo alle altre novità che sono state apportate su questa Captur, in particolare full hybrid, perché questa versione full hybrid, così come la mild hybrid, presenta degli ammortizzatori completamente nuovi, studiati da Renault proprio per queste versioni, così come è stata rivista anche la cremagliera dello sterzo per ottimizzare il comfort di bordo. L'auto resta assolutamente silenziosa, soprattutto nei passaggi cittadini, è davvero
simile di fatto a un elettrico oppure a un ibrida plug-in, anche perché un grande aiuto da questo punto di vista è dato dal cambio multimode che è equipaggiato su questa full hybrid, un cambio che abbiamo già imparato a conoscere su altri modelli della gamma Renault negli scorsi anni, per esempio la Clio Full Hybrid e in generale tutte le Renault con motorizzazione e-tech. È un tipo di cambio che deriva dall'esperienza di Renault in Formula 1, un tipo di cambio che non ha una vera e propria frizione, ma un innesto a denti che va a ridurre gli attriti comunque e va a ottimizzare tutto il discorso relativo all'efficienza, ed è un tipo di cambio che lavora molto bene in tandem con il recupero dell'energia in frenata, in particolare se spostate la leva del cambio in modalità brake. Questo cambio, unito proprio a tutte le caratteristiche di questo powertrain, secondo Renault consente di viaggiare per l'80% del tempo in città in elettrico, con evidenti vantaggi dal punto di vista dei consumi ma anche delle emissioni. Emissioni che per questa Captur, così come per gli altri modelli della gamma, ovvero quella benzina, GPL ma anche mild hybrid, permettono alla Renault di accedere agli incentivi con la possibilità di sfruttare un bonus massimo di 3.000 euro, quindi è assolutamente da tenere presente questo aspetto se state guardando con interesse la Captura Restyling, che conferma quindi quanto abbiamo visto di positivo con il modello precedente, lo porta a un livello successivo, soprattutto, ripeto, dal punto di vista del comfort di guida. E arrivo quindi ai prezzi che partono da 22.550 euro nel caso della 1000 a benzina non elettrificata, e arrivano fino a circa 29.650 per essere precisi per la full hybrid che si può avere negli allestimenti Tecno e Esprit Alpine, mentre invece i modelli base c'è un terzo allestimento che si chiama Evolution. Ma arriviamo al dunque: vi è piaciuta questa Captur? La scegliereste? Se sì, di quale motorizzazione siete particolarmente amanti, quale guardate con particolare interesse, benzina, GPL, mild hybrid a benzina oppure full hybrid? Fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.